Ciao, ti è mai capitato di soffrire, di sentire un senso di pesantezza in zona vaginale oppure di perdere piccole gocce di urina quando starnutisci, quando tossisci o magari sei un pallavolista, quindi nel momento del salto hai piccole perdite di urina? Ti è mai capitato di avere dolore durante i rapporti sessuali? Segui questo video perché ti insegnerò perché utilizzare Indiba Active nelle patologie ginecologiche. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Indiba è una delle tecnologie più utilizzate in fisioterapia. Parliamo di un trasferimento energetico, elettrico, capacitivo, resistivo. Parliamo di una frequenza, alta frequenza, 448 kHz. Abbiamo un elettrodo attivo e un elettrodo, una placca di ritorno neutra. Quindi abbiamo un elettrodo attivo che è un elettrodo capacitivo che mi permette di lavorare su tessuti più superficiali, mentre un elettrodo resistivo che mi permette di andare e lavorare più in profondità su tessuti più resistenti, che per esempio possono essere le ossa, i legamenti, le articolazioni, i tendini. In ambito ginecologico abbiamo un elettrodo resistivo, che è un elettrodo intracavitario, che mi permette di essere più specifico senza dar fastidio né dolore sulle patologie ginecologiche, quindi ad introduzione intravaginale, e mi permette di essere più specifico in patologie interne. Quali sono i parametri di applicazione? Sicuramente stiamo parlando di una frequenza a un'alta frequenza. Come posizioniamo l'elettrodo? L'elettrodo, Valeria, potresti passarmi per favore il manichino? Grazie. Andiamo a posizionare la mia placca di ritorno, che vi ho detto placca di ritorno neutra, in zona, parliamo di zona lombare e sacrale, quindi qui sotto. E quindi andremo a lavorare con il mio elettrodo attivo, che è l'elettrodo che mi permette di avere il mio risultato biologico sull'area di interesse vaginale e magari anale. Nello stesso contesto, con il mio elettrodo resistivo, posso lavorare sulla mia zona vaginale e lavorare anche utilizzando tecniche e terapie manuali. O magari preferirò lavorare sulla mia zona addominale utilizzando anche tecniche di manipolazione manuale. Quindi il nostro elettrodo attivo e la nostra placca di ritorno neutra devono contenere la mia area di interesse patologica. Movimento, velocità e posizione dipendono dall'obiettivo che il fisioterapista, il tuo fisioterapista si sta ponendo. Quindi, per esempio, se voglio lavorare su un gonfiore, per esempio, sarò più superficiale, quindi il mio tatto sarà più superficiale. Diversamente, se sto lavorando su una contrattura senza recarti mai dolore, sarò un po' più profondo perché andrò a lavorare su tessuti più profondi. Il tempo di trattamento nelle patologie di pavimento pelvico orientativamente è di 20 minuti. Cosa possiamo trattare da un punto di vista uroginecologico? Tutte le patologie più comuni all'ambito ginecologico, quindi parliamo dei famosi prolassi, delle emorroidi, delle fistole anali, dei trigger points che molto spesso avete sentito dire, dell'incontinenza urinaria da stress. Ma vediamo più specificatamente che cos'è il prolasso. Allora, il prolasso è quando un organo perde la propria sede anatomica, quindi discende. Abbiamo un discensus, si dice in anatomia. Cosa significa questo praticamente? Che la mia vescica, che normalmente è di queste dimensioni, scende giù e si rende visibile in vagina. Questo è un cistocele, quindi una vescica che discende giù in area vaginale. Abbiamo anche l'uretrocele. Cos'è l'uretrocele? L'uretra è praticamente il canale che dalla vescica mi permette di urinare, quindi porta via l'urina. Possiamo avere anche che l'uretra scende giù e quindi si rende visibile anche qui in area vaginale. Parliamo anche di isterocele. Che cos'è l'isterocele invece? È quando l'utero scende giù e si rende visibile nella mia cavità vaginale. Rettocele invece è quando il mio retto si rende visibile, in questo caso è un rettocele anteriore, nella mia cavità vaginale. Cosa significa questo in termini più semplici? Possiamo paragonare il nostro organo ad una barca. Quindi l'organo e la barca, immaginiamo che questo per esempio sia il tuo utero. Cosa fa sì che questa barca
sia retta su nella darsena. Abbiamo l'acqua, che è il tuo tessuto muscolare della zona perineale, e invece abbiamo dei legamenti, che sono i tiranti della barca che sorreggono la barca. Cosa succede? Nel momento in cui, per cause patologiche, per età, andiamo incontro a una diminuzione del tono muscolare, la nostra barca scende giù. E che cosa succede? I nostri tiranti, i nostri legamenti vengono tesi e quindi possono andare incontro a lesioni. Questo fa sì che siamo più predisposti ad avere un prolasso, quindi, come vediamo, una discesa della barca, quindi una discesa del nostro organo. Cosa andiamo a fare noi con Indiba? Noi andiamo a lavorare cercando di potenziare la tua muscolatura, quindi andiamo a riportare l'acqua nella darsena e in modo specifico quello che andiamo a fare, ed è la prima volta che riusciamo a farlo, andiamo a rinforzare i tuoi leganti perché la nostra tecnologia riesce a lavorare molto bene su questa rete passiva che sorregge gli organi. Le emorroidi. Le emorroidi sono una patologia molto comune. In realtà l'emorroide non è una patologia in sé, perché l'emorroide in realtà è una comune struttura vascolare del canale anale. Quando parliamo di patologia emorroidaria, quando l'emorroide, quindi il vaso sanguigno, si presenta con gesto infiammato, quindi da dolore, e questo dolore può provocare anche, per esempio, le comuni ragadi. Tutti noi conosciamo le ragadi. Le ragadi in realtà sono delle lesioni del tessuto perianale che danno dolore e si sviluppano perché quando il mio tessuto sente dolore, il mio corpo cerca di proteggersi. E quindi che cosa fa? Il nostro sfintere anale, quindi la nostra muscolatura, cerca di contrarsi per sfuggire dal dolore. Questo fa sì però che tutte queste componenti mi diano dolore. Cosa vado a fare io con la tecnologia Indiba? Vado a decontrarre la muscolatura sfintereale, quindi a ridurre il dolore muscolare, e inoltre vado a disinfiammare le mie emorroidi, quindi a drenare l'infiammazione, la congestione emorroidaria, ed eventualmente lì dove per esempio ci siano ragadi, quindi lesioni della struttura perianale, vado a cicatrizzare la struttura. Cosa significa questo? Che io vado a ridurre il tuo dolore nel caso di emorroidi. Cosa sono invece le fistole anali? Le fistole anali sono, come vediamo, è la presenza di un canale che pone in comunicazione due strutture che normalmente in comunicazione non sarebbero. Quindi vediamo come il canale anale, attraverso una canalizzazione non normale che è la fistola, viene posta in comunicazione col tessuto esterno. Perché succede questo? Perché il tessuto va incontro a infezione, quindi soprattutto delle ghiandole perianali, e questa infezione non trattata struttura questa tipologia di canale. Cosa andiamo a fare noi con la tecnologia Indiba? Andiamo a disinfiammare, perché sicuramente in questo contesto tu avrai dolore. E andiamo a disinfiammare sicuramente, ma andiamo a cercare di cicatrizzare questo canale, quindi a chiudere questo canale. I trigger points miofasciali. Probabilmente avrei sentito parlare del tema di trigger. Che cos'è il trigger? Il trigger in realtà è una zona che se tu palpi il tuo muscolo è un punto irritabile. Lo percepisci come per esempio una bandelletta, una zona più rigida all'interno del tuo muscolo. E se provi a toccarti il tuo muscolo e trovi un trigger point, ti rendi conto che è molto dolente. E molto spesso, se mantieni la tua palpazione, sentirai che questo dolore si irradia. Quindi non solo è presente nel trigger, ma si irradia. Che cosa succede? Che in presenza all'interno del muscolo si struttura questa bandelletta, che è una bandelletta dove le fibre muscolari si contraggono. Cosa succede dalla contrazione delle fibre muscolari? Queste fibre mi vanno a comprimere i vasi sanguigni, quindi non arriva ossigeno e non arrivano sostanze trofiche. Cosa faccio io con la mia tecnologia Indiba? Mi metto su questo punto, faccio arrivare sangue, faccio arrivare ossigeno e ho la decontrattura di questa struttura. Cosa significa? Che ho il rilasciamento di questo punto, ma anche del dolore che può essere irradiato del punto. Quindi non solo il dolore nella zona di interesse, quindi nel punto che abbiamo toccato, ma anche nella zona irradiata. Lo vediamo meglio, per esempio, in questa slide. Quindi qui è la zona del trigger, questo è il dolore irradiato. Andando a rilasciare il trigger, io non vado solo a risolvere il dolore in questo punto, ma anche il dolore irradiato, riferito.
Incontinenza urinaria in realtà è una patologia molto frequente, frequente sin dall'atleta adolescente. Molto spesso, per esempio, le pallavoliste nel momento di massimo sforzo hanno piccole perdite di urina. Questa è un'iniziale incontinenza da stress. Che cosa succede nella contenzione normalmente? Noi abbiamo che qui c'è la nostra vescica si riempie di urina. Nel momento in cui l'urina arriva a una quantità, diciamo, opportuna, congrua, va a stirare le pareti della mia vescica e quindi il mio cervello dice alla mia muscolatura, che normalmente è serrata e chiusa, quindi evita che l'urina esca fuori, dice in apertura di aprirsi, quindi rilasciare gli sfinteri e quindi è possibile urinare. Cosa succede invece in un'incontinenza da stress? Succede che anche se la quantità di urina è minima, quindi non ho la distensione della parete vescicale, quindi non ho un adeguato stimolo per fare la pipì, nel momento in cui per esempio ho un aumento della pressione intraaddominale, che può essere per esempio uno starnuto, questo fa sì che io ho una pressione verso il basso che spinge la vescica e ho perdita di urina. Perché ho perdita di urina? Perché la mia muscolatura non sarà abbastanza forte da chiudersi e cercare di contenere l'urina. Quindi se la mia muscolatura è debole, io ho piccole perdite di gocce di urina. Che cosa fa la mia tecnologia Indiva in questo caso? Io vado a rieducare la muscolatura del mio perineo e vado a rinforzare la muscolatura perineale per chiudersi adeguatamente quando ci sono degli input verso il basso che vanno a comprimere la mia vescica. Quali sono le controindicazioni? Le controindicazioni, diciamo, sono le più comuni in fisioterapia e in realtà sono inferiori rispetto alle altre tecnologie che utilizziamo in ambito uroginecologico. Ovviamente gravidanza come attenzione d'uso, pacemaker perché comunque siamo in presenza di un circuito elettrico, processi infettivi attivi e perdita di sensibilità. E nella perdita di sensibilità è possibile il trattamento, ma il tuo terapista deve fare particolare attenzione in queste condizioni. Riassumendo quindi, cosa posso fare io per te in ambito uroginecologico? Posso lavorare sul tuo prolasso, quando tu senti una condizione di fastidio, senti qualcosa che sta scendendo, vado a rinvigorire il tono della tua muscolatura, il tono connettivale e vado a riportarti sull'organo. Che cosa faccio invece quando provi dolore, che può essere per esempio un emorroide, una fistola anale? Vado a cicatrizzare il tessuto, vado a disinfiammarlo e vado a toglierti il dolore. Cosa faccio invece nell'incontinenza? Vado a rinforzare il tuo piano perineale di modo che quando la mia vescica viene compressa non ho perdite di urina perché la mia muscolatura è pronta e attiva a chiudersi e non aver perdita di urina. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi e averti spiegato adeguatamente cosa possiamo fare noi con Indiva nell'ambito delle patologie uroginecologiche. Ti invito a seguirci ancora sul canale Indiva Active.